tornato a casa un giorno con tutto il collo pieno di graffi sanguinante, perché abbiamo saputo che non c'era l'operatore, l'hanno lasciato 2 ore sul pulmino fuori il centro perché non lo volevano dentro. Durante la recita del fine anno, insieme ad altri ragazzi complessi, sono stati relegati dietro le quinte nel mese di luglio con 40 gradi a non fare nulla. C'era lo spettacolo teatrale, non li hanno fatti nemmeno uscire per portare un cartello, una farfalla, un palloncino. Siamo stati appellati come genitori malati, noi di mente. Per loro il rapporto fiduciario veniva a cadere, non avevano nessuno che voleva stare con Mario, nessun operatore disponibile, e l'hanno cacciato. Davide ha una consapevolezza molto molto alta poi di quello che sono i suoi bisogni. A modo suo comunica il bisogno del bagno. Il centro che noi abbiamo visitato, quando si sono resi conto di quello che era Davide, mi hanno detto: signora, noi un ragazzo così non lo possiamo accogliere, perché troppo complesso. Nel momento in cui diventano adulti passano da un regime che è legato a quelli che sono i servizi socio-sanitari e quindi regolati dai comuni, a servizi di tipo sanitario, e passano al distretto di salute mentale. Si ritrovano, come Mario, a essere considerati talmente complessi che, secondo quelli che sono i criteri e il decreto di accreditamento dei centri diurni, ex articolo 26, non possono stare dentro questi centri perché avrebbero bisogno di un rapporto di tipo 1-1. Mio figlio, finita la scuola, dovrebbe andare in un centro diurno, che però qui sul nostro territorio non ci sono posti. Dove non c'era assistenza adeguata, dove lui è stato accolto ma poi dimesso senza consultare la famiglia. Tutto a carico nostro, siamo dovuti finire a Rimini. Gabriele è quasi 3 anni che è lì e ha ripreso in mano la sua vita. Il concetto di riabilitazione è legato allo stimolo della curiosità. Devi portare questi ragazzi a far crescere la loro curiosità nei confronti del mondo, affinché in qualche misura si misurino ogni giorno in dei contesti che sono reali e non ghettizzanti. Fin dall'elementare abbiamo cercato di creare dei progetti intorno al ragazzo, anche perché mio figlio non è verbale, quindi abbiamo cercato di fare la comunicazione alternativa, aumentativa, alternativa, per poter progredire anche nel suo quadro e non lasciarlo soltanto per terra, abbandonato, come succede in questi centri spesse volte. Per assurdo mi è stato detto: peccato che tuo figlio non è cieco e che non sta fermo su una sedia a rotelle. Sarebbe stato più facile gestirlo e lo avremmo preso noi nel centro X. Tuo figlio è stato troppo riabilitato, non porta i pannoloni, ma stiamo scherzando? Sarebbe stato meglio il pannolone, così quando eravamo comodi noi lo avremmo portato in bagno. Questa città non c'è un'organizzazione, un centro dove possiamo dire che i ragazzi vengono assistiti e sono integrati, no, sono dei centri dove vengono contenuti. Il centro diurno in 2 anni ha preso più di 30.000 euro con una compartecipazione della famiglia di 500 euro al mese. Se loro già sapevano che non erano in grado di gestire Mario, quei soldi li avrei spesi in modo diverso. Mario sta a casa, abbiamo dovuto trovare degli operatori per coprire queste 4, quasi 5 ore la mattina, anche perché sia io che mio marito lavoriamo. Sono 50 euro moltiplicato per 5 giorni. È raddoppiato praticamente. Ma non c'è un rimborso. Prima lui aveva un budget a livello ASL che copriva il centro diurno. Un ragazzo come Gabriele ha bisogno di rapporto 1-1. Dove lui era andato, rapporto 1-1 non c'era, e lui è scappato dalla struttura. Ce lo siamo ritrovato sotto casa, nella disperazione. Tant'è che dopo lui non è voluto più andare. A me dispiace, perché veniamo da una capitale e siamo andati in un piccolo centro, dove le risposte ci sono però.